Buonasera a tutti e a tutti, sono Ivan Ortensi. Solitamente le platee di persone che mi vengono ad ascoltare sono fatte o da manager attempati più o meno o da imprenditori, quindi stasera ho una platea decisamente interessante, diversa dal solito. E nella vita faccio, lì lo intravedete, faccio il Chief Innovation Evangelist. Una figata per chi lo deve raccontare, un po' meno per chi lo deve spiegare. Cosa faccio? Faccio fondamentalmente tre cose. Lavoro in una società di consulenza e quindi fortunatamente faccio poco il consulente. Il delivery progettuale me lo vedo poco. Mi occupo di docenza, insegno. Insegno anche al MIBE e adesso mi sembra il 16 ci sarà la presentazione dell'executive MBA dell'Università di Pavia e mi hanno chiesto di occuparmi proprio dei corsi di Business Model Innovation. Scrivo e mi occupo da circa 13 anni di una delle parole più inflazionate che possano esistere negli ultimi 5 anni, 10 anni, insieme a digital transformation. Quindi le due parole più inflazionate sono digital transformation e innovazione. Ho sempre cercato in area innovazione di mettere un po' di ordine, di togliere lo strato di panna montata che c'è sopra all'innovazione e di togliere lo strato di fuffa che c'è sopra all'innovazione. Questa è la mia attività lavorativa negli ultimi anni, che ho cercato di chiudere in due cose. Vi parlo solo di due cose della mia attività lavorativa. Il primo è la formula dell'innovazione. Formula dell'innovazione nata insieme a Ernesto Ciorra, che oggi è responsabile dell'innovazione di gruppo Enel. Nel 2008 abbiamo definito che l'innovazione è quella cosa che vedete lì e poi vi spiegherò quali sono i contenuti e che tipologia di utilizzo si può fare della formula dell'innovazione. Poi negli ultimi mesi ho pubblicato questo libro che si intitola Innovation Manager, che è dedicato a tutti quelli che sul bigliettino da visita in azienda hanno la parola innovazione. E quindi dietro l'innovation manager c'è il chief innovation officer, l'innovation manager, l'innovation director, l'innovation activator, spesso c'è anche il digital innovation transformation, c'è un po' di tutto. Questo è il libro dedicato a chi, per chi vuole andare a fare quel mestiere e dall'altra parte cerca di capire cosa deve fare in azienda. Quando parliamo di innovazione, la cosa che a me viene in mente è questo. Questo è un fantastico business model canvas. Questo è un modello di business. I puntini che vedete che si mangia il nostro bravo Pac-Man è il fatturato. Pac-Man vive per mangiare fatturato. Pac-Man, la sua esistenza è un'esistenza continua, gira, un modello di business che gira e che si deve mangiare, produrre, fatturato. Chi sono i nemici di Pac-Man? E che obiettivo hanno i fantasmini? Hanno un unico obiettivo nella vita, che è quello di uccidere Pac-Man. Allora, se riflettiamo un po' su questo scenario e se utilizziamo questa metafora del Pac-Man e del modello di business, è facile identificare che questi quattro fantasmini sono le nuove tecnologie, i nuovi comportamenti, le nuove informazioni, quelli che chiamano big data, e le nuove competenze, i lavori del futuro, quel famoso 60% di lavori che oggi non esiste più, che andremo a fare, tutto quanto. Sono quattro fantasmini. Se qualcuno di voi è un po' nerd vero, sa, ma io l'ho scoperto un po' studiando Pac-Man, che i quattro fantasmini si muovono sempre allo stesso modo. E ho provato a correlare fantasmino etichetta col movimento. Quindi avete che il fantasmino rosso, che sono le nuove tecnologie, inseguono sempre il modello di business di Pac-Man. Che il comportamenti, quella arancione, è un po' casuale. Noi non sappiamo mai se il comportamento è influenzato dalla tecnologia o se la tecnologia influenza il comportamento. È un po' casuale.
Poi abbiamo le nuove competenze, quello blu, quello, scusate, quello violetto, che cerca una posizione e cerca una posizione nel, nello scacchiere, nel, nella roadmap, come chiamano i consulenti. E poi c'è quello, l'ultimo arancione, che è quello del quello arancione con i nuovi comportamenti, c'è cioè quello delle nuove informazioni, che tende gli agguati al nostro Pac-Man. E Pac-Man ha un modello di business che funziona in un mercato, questo è il suo mercato, questo è il mercato di Pac-Man, è il, quello, il settore industriale lo chiameremmo. E all'interno di questo settore industriale ci sono quei fantastici pilloloni che consentono a Pac-Man di mangiare i fantasmini. Quei pilloloni, dal mio punto di vista, sono i pilloloni della digital transformation. Qual è la verità della digital transformation che ci diciamo, anzi che non ci diciamo mai? È che la digital transformation finisce. La digital transformation, come dicono i matematici, tende ad un asintoto. Perché se voi siete Pac-Man e quindi un modello di business che funziona da qualche anno ed è ovviamente, si deve difendere, non potete digital trasformare tutto. Esistono quello che i consulenti chiamano essere le legacy, e quindi non potete digital trasformare tutte le persone, non potete digital trasformare tutti i processi, tutti i canali di vendita, tutte le competenze, tutti i budget, tutti i costi, tutti i tempi. Quindi la digital transformation è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché il nostro bravo Pac-Man sopravviva. E se ci chiediamo che cos'è l'innovazione? L'innovazione è quell'atteggiamento, quel processo, quell'insieme di regole che ci fanno di dire e che fanno dire al nostro Pac-Man: cerchiamo di non essere uccisi. E quindi cerchiamo di difenderci dai nostri famosi quattro fantasmini e cerchiamo di capire come i quattro fantasmini, aiutandosi fra di loro, uccidono il Pac-Man, e di come i quattro fantasmini, aiutandosi fra di loro, creano delle cose che il Pac-Man non vede, perché il Pac-Man vede solo i puntini del fatturato di fronte a sé. E queste quattro fantasmini, queste quattro forze, creano delle cose fantastiche. E non solo nel futuro o nel mondo attuale, le hanno create nel passato. Se io vi faccio vedere questa immagine, quanti di voi sanno qual è la correlazione fra queste due cose? Io, ma c'è gente che non lo sa. Molti di voi si chiederanno, ma che cos'è quella roba lì? No? Quando ho le classi di le aule con gli studenti universitari, ma devo spiegare che quella è una musicassetta, perché non c'è la musicassetta. Poi chiedo loro e chiedo anche a voi quanto tempo ci mettete ad accorgervi di aver perso il portafoglio e quanto tempo ci mettete ad accorgervi di aver perso lo smartphone. Vedete, sono i quattro fantasmini che si compongono e che si aiutano fra di loro in maniera completamente diversa. E poi non è il vostro caso, ma se vi chiedesse qual è stato il vostro primo smartphone, no? Numero 3. Nokia 2110, cioè persino chi si ricorda il modello. Questo è un fantastico Samsung, questo, eh. È un fantastico Samsung. Oppure ci chiediamo anche queste. Ma vado avanti. Guardate i numeri che non mentono. Questo è un prezzo in lire, per chi non si ricordasse le lire, e questo è un prezzo in euro. Però vedete, sono questi quattro fantasmini che si combinano in maniera diversa e si stanno combinando in maniera diversa. Noi siamo abituati a una tecnologia che è fra di noi. Vedete, lui ha il computer sulle gambe, io tiro fuori il telefono o guardo il mio Apple Watch e metto la tecnologia fra di noi. La prossima ondata tecnologica è la tecnologia intorno a noi. Il regalo di Natale più regalato quest'anno sarà Alexa, sarà Google Home, sarà quello che volete, ma l'effetto è che avremo la tecnologia intorno a noi.
È stato calcolato che circa il 60% delle cose che adesso facciamo con le dita su una tastiera virtuale o fisica, le faremo con la voce. Quindi magari ci sarà qualcuno di voi che sarà contentissimo di parlare con Excel. Ingegneri che godono nel parlare con Excel. Leggere fare il cerca verticale a voce, fantastico, mai imparato. Mai imparato il cerca verticale. Questi sono i nuovi semafori che stanno mettendo in Olanda. Anche a Roma. La Roma no, ci sono le buche, quel problema è quello. Questa è ovviamente la luce rossa per chi cammina guardando il cellulare. Questo è quello che succede, ma questo è quello che è già successo nel passato, quando altri quattro fantasmini si sono combinati fra di loro per creare un nuovo mercato, nuove esigenze. Cambia il concetto di valore. Questo è The Wolf of Wall Street, e questo è Fedex, molto probabilmente, se Ferragni Fedex. Quindi cambia il concetto di valore, cosa noi diamo. La cosa noi attribuiamo valore, no? C'è stata una grande polemica recentemente sul matrimonio Ferragni-Fedez, perché l'Alitalia ha sponsorizzato l'aereo e ha pagato tutto quanto. Beh, l'Alitalia ha fatto una campagna pubblicitaria in cui era quasi sicura che il loro messaggio sarebbe andato a 20 milioni di persone. Quali altro spot televisivo in Italia vi dà, non dico la sicurezza, ma vi mette a disposizione 20 milioni di contatti unici? Nessuno. Quindi questi quattro fantasmini, pardon, questi quattro fantasmini generano anche quella che noi chiamiamo potenza di calcolo. Questo è un esempio di potenza di calcolo, lo stesso videogames, questa non è una foto, è videogames 10 anni dopo, eh? Questo è Kobe Bryant, non è una foto, è videogames, è NBA 17. Crea questo, che i soldi non danno la felicità, ma vi pagano un ottimo personal trainer e un ottimo consulente per l'immagine, almeno quello. Non comprano i capelli. Non comprano i capelli, ma ci stiamo arrivando. Diciamo che ha fatto una scelta di stile più che la scelta di... Ci sta portando a un fenomeno che si chiama, e io seguo questa onda, Amazonification. C'è chi ne vede i lati positivi, c'è chi ne vede i lati negativi. Non do giudizi di merito, do solo la certificazione che questo è un modo di intendere il business che sta vincendo sia nei numeri degli analisti che nei numeri reali, ed è un modo di pensare al nuovo Pac-Man. Quindi Pac-Man ovviamente capisce e si reintegra. Vi faccio vedere un esempio che a me piace molto. Solitamente quando c'ho gli imprenditori, quelli molto attaccati non alla digitalizzazione, attaccati alla macchina, faccio la domanda: è possibile digitalizzare il vino? E tutti quanti mi dicono no, non è possibile digitalizzare il vino. Questo è un fantastico vino australiano. Think that we have been nearly 9 years in this linen tomb since our first arrest. And that it is impossible. Sono 12 bottiglie di vino con 12, 19, con 19 personaggi diversi. Voi vi scaricate l'applicazione e fate parlare l'etichetta del vino. È un modo per digitalizzare il vino. Ovvio, ogni personaggio c'ha dietro uno storytelling fatto benissimo, perché sono 19 criminali che l'Inghilterra ha spedito in Australia, ci sono 19 storie tremende, e poi parte tutto il collezionismo e parte tutto il merchandising di questi 19, ma è lì, e come i quattro fantasmini si compongono in maniera diversa. Questo magari l'avete visto ieri sera, ieri non so se vi è capitato. Hello everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua's agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Perché ve l'ho messo? Perché ieri sera ero a Bologna e a un evento al Resto del Carlino, e c'era il direttore del Resto del Carlino. Allora ho fatto vedere questo e ho detto, perché vedrete, digitalizzano anche i giornalisti,
E lui si è arrabbiato, si è alzato su e ha detto: no, smettiamo di chiamare questa cosa qua giornalista, i giornalisti sono altre cose. Allora, questa è la classica risposta da anticorpo, quelli che io chiamo gli anticorpi all'innovazione. Perché è vero che questo avrei dovuto chiamarlo anchorman televisivo, colui che legge le news. Ma l'ho chiamato giornalista perché tutti quanti in questa stanza l'avremmo molto probabilmente chiamato giornalista. E lui ha avuto questa reazione da digital transformation. Allora, il tema vero è che quando parliamo di innovazione, dal mio punto di vista, parliamo di quello spazio che c'è tra la curva della trasformazione digitale, che per me ormai è una condizione necessaria, non sufficiente, per me non è innovazione, e quella che io chiamo la metamorfosi digitale. Quelli che abbiamo visto sono tutti esempi di metamorfosi digitale. Netflix, Amazon sono due esempi di metamorfosi digitale, non sono due esempi di trasformazione digitale. Quindi quando parliamo di innovazione, parliamo lì tutte le cose che si possono fare tra i pilloloni di Pac-Man e pensare Pac-Man in un altro modo, ripensare il modello di business di Pac-Man. E lì dentro, in quello che viene chiamato il gap, che identifico col gap, c'è l'area dell'innovazione. E su questa storia del gap ho montato questi due piccoli, diciamo, escamotage, che il primo è Mind the Gap e il secondo è ovviamente Fill the Gap. Perché se le aziende non capiscono che c'è un profondo gap tra la capacità di trasformazione e la necessità di metamorfosi che il mercato chiede, non si fa innovazione, è molto difficile. O almeno si chiama innovazione ciò che non è innovazione. E si chiama innovazione ciò che porta, come dicevo prima, all'asintoto. E in quel gap ci sono le persone. In quel gap, coloro che identificano e che possono far fare alle aziende il salto fra la trasformazione e la metamorfosi sono le persone. Sono le persone, sono la cultura aziendale e l'attitudine aziendale. Quello che io cerco di spiegare alle aziende è che l'ecosistema delle start-up è un fantastico strumento non solo di idee, non solo di competenze, non solo di soluzioni, non solo di tecnologia, è un fantastico strumento per cambiare e incidere sulla cultura aziendale, sulle persone che lavorano in azienda e sull'attitudine che le aziende, quindi insomma le persone, hanno. Ed è difficilissimo. Io non lavoro molto con le startup perché lavoro dall'altra parte della catena del valore. E una delle attività su cui faccio più fatica è proprio questo, del riempire il gap culturale che c'è fra l'ecosistema delle startup e questi signori qui, quelli che è figo parlare di innovazione, ma quando riguarda qualcun altro, perché presentazioni aziendali, quando si parla di innovazione, sono sempre pieni di Airbnb, Uber, Apple, Amazon, Netflix, citatene qualcosa, cosa ho dimenticato? Spotify, cosa ho dimenticato? Quelle cose. Io una volta a un convegno ho fatto il bingo dell'innovazione con altre persone. Allora, è sempre figo parlare di innovazione, ma quando riguarda gli altri. E questa è una grandissima verità per chi di voi magari ha vissuto le aziende, perché in azienda ci sono questi. Chi sono questi? Di? Veterani. No? Come si chiamano? Zombie. Siete, avete una pessima cultura musicale. Bisogna difendere il Pac-Man che si mangia il fatturato. Bisogna difendere il Pac-Man e la strada. Quanto fatturato mi dà questa startup? Quanto fatturato mi dà questa nuova tecnologia? Quanto fatturato mi dà questa idea? Qual è il ROI di questo progetto che chiamiamo essere innovazione? È tutto lì, è tutto nella fantastica e temeraria direi,
difesa dello status quo. Però anche lo status quo invecchia, fortunatamente. E come si risponde? Come rispondono le aziende quando voi vi presentate alle aziende? Uno, a noi non succederà mai, i fantasmini non ci acchiapperanno mai. Ma ne hanno detto quasi tutti. Due, ammazziamo i fantasmini, riempiamoci di pillolone di digital transformation e bruciamo le auto di Uber, quello non è un giornalista, è impossibile digitalizzare il vino, è la seconda reazione. Terza, c'è la reazione di quelli che dicono andiamo e partiamo, cioè quelli che qualsiasi cosa diventa innovazione, qualsiasi cosa diventa progetto innovativo, e naturalmente ci si dimentica di quello che sta succedendo, secondo me, oggi. E queste sono la sintesi di quella che è un po' la mia esperienza in ambito innovazione dal punto di vista strategico. Ci sono cinque piccoli esempi, cinque, diciamo, leggi, concetti che volevo condividere con voi. Il primo è quello della metamorfosi, e ve l'ho già raccontato. Il secondo è quello dell'abbondanza. Quindi il Pac-Man che noi abbiamo costruito fino a 10-15 anni fa erano Pac-Man che si basavano sulla scarsità. Io ce l'ho e tu no, io lo so e tu no, io ho le informazioni e tu no, io ho i fattori produttivi e tu no, e io ho tempo e tu non hai tempo. I nuovi Pac-Man sono basati sull'abbondanza e quindi sulla capacità di gestire l'abbondanza, abbondanza di clienti, abbondanza di fattori produttivi, abbondanza di dati, tutto quello che viene in mente. Quello che prima era scarso diventa abbondanza. Se questo è vero, non abbiamo più le economie di scala che mi hanno insegnato a ECO 1, ECO 2 all'università, e che quindi tu aumenti la produzione per abbassare il costo unitario, ma è l'economia di apprendimento. Vince chi fa prima, vince chi impara prima. Qualcuno la chiama anche economia di esperienza. Siamo nell'economia di esperienza, a me piace chiamarla economia d'apprendimento. Quindi prima le aziende imparano, prima guadagnano. Penultimo, non esistono più i settori, quindi il fatto che tu prima eri una banca, una compagnia di assicurazioni, una compagnia telefonica ti garantiva che il tuo bellissimo Pac-Man era per te, non esiste più. Ultimo, non so se qualcuno di voi ha esperienze o si occupa di risorse umane o ha sul bigliettino da visita la parola, diciamo l'acronimo HR, consiglio sempre a tutti quelli che hanno l'acronimo HR di aggiungere un 2, perché chi fa HR diventerà gestore di human and robot, dove la parola robot sta per algoritmi, algorithm economy, robot, interfacce e quant'altro. Come si ovvia questa roba qua e andiamo verso la chiusura? Prima cosa, dobbiamo pensare che siamo tutti dei Pac-Man e quindi siamo tutti dei modelli di business a lenta morte, lenta o veloce. Siamo tutti, io stesso, molto probabilmente fra 10 anni questa roba qua lo farà un algoritmo, lo farà un ologramma, non lo so, ma siamo tutti dei walking dead business model, tutti. E vi faccio vedere qualche esempio di gente che non ci pensava questa cosa qui. Questo è il fantastico progresso tecnologico. Qua c'è la nostra immagine di prima, e queste sono tutte aziende che bene o male o sono sopravvissute o sono morte con i successive wave tecnologiche. La cosa che a me fa molto impressione è questa. Questo è il modello di business della musica 5 anni fa, 8 anni fa. Qua c'è Mara Maionchi, la vedete? Che andava in giro per i pub a cercare Tiziano Ferro, giusto? Qua c'erano quelli che impacchettavano i CD e questo era il magazzino dei CD, vedete? Magazzino. Poi c'erano i legali, guardate quanti legal department, perché bisognava proteggere la proprietà intellettuale, e poi sotto c'eravamo noi e tutti i canali di distribuzione. Allora, questa roba qua non esiste più.
Pensate quelli che stampavano le custodie dei CD. Quelli che facevano le tastiere fisiche dei telefonini che abbiamo visto prima. Non esistono più. Ok? E questo è quello che sta succedendo nelle automobili. Questo è il modello di business delle automobili tradizionali e questi sono i nuovi Pac-Man delle automobili. Questi sono i nuovi Pac-Man dell'e-learning. E questo è un nuovo Pac-Man, e forse l'ultimo Pac-Man che sta venendo fuori, molto interessante, ve lo do come caso di studio. Adesso arriveranno a Milano i monopattini elettrici in sharing. La cosa interessante è che questa nuova tecnologia di mobilità sta implementando negli altri paesi un modello di business molto interessante, che è questo qui. Se te lo porti a casa e lo ricarichi e poi lo lasci in strada, ti pago. Molto interessante, eh? Perché? Perché il problema qual è? Per chi distribuisce i monopattini, che sono questi qui, i costi di infrastruttura per la ricarica sono molto alti. E quindi se io ti dico, guarda, tu torna a casa col monopattino, te lo porti a casa, lo carichi e poi lo riporti sotto casa, ti pago. È molto interessante, proprio come esempio di come i fantasmini si possono combinare. E poi ovviamente qua sotto ci sono i fabbricatori di pile. Tutto questo porta ovviamente al fatto che Pac-Man sopravvive. E questo è come Pac-Man nel corso degli anni ha reinterpretato se stesso sulle diverse piattaforme, inventando Miss Pac-Man, inventando Pac-Man Land e tutta una serie di evoluzioni. Perché anche Pac-Man deve ovviamente salvarsi e garantire il proprio modello di business. In azienda la somma della mia esperienza professionale è che innova solo chi vuole innovare. Sembra una banalità, ma è collegato molto al fatto che l'innovazione in azienda è top down. Voi che siete un modello di innovation management bottom up, voi che siete open innovation, vi posso dire e garantire che se non c'è una decisione a monte top down, qualsiasi modello di open innovation o corporate entrepreneurship fallisce. Se alla fine non c'è qualcuno che ci mette i soldi, qualcuno che ci mette le persone, qualcuno che quando il CFO dice ma qual è il ROI di questo progetto, non dice al CFO ma lascia perdere, non stiamo qui in riunione per valutare questo progetto o questa startup con gli stessi KPI con cui valutiamo i progetti interni, l'innovazione non si fa. E l'altra piccola regola che io ho imparato è che un conto è avere di fronte un imprenditore e un conto è avere di fronte un manager e parlare di innovazione con loro due. Sono due situazioni totalmente diverse. Io sono abbastanza cinico sull'argomento innovazione. Vi posso dire che parlare di innovazione con un manager medio italiano è molto complicato. Dipende da che contratto ha, dipende da che MBO ha, dipende da come è valutato dai giornalisti sulla trimestrale, dipende se hai giornalisti che gli vogliono bene o giornalisti che non gli vogliono bene, è molto complicato. Quindi quando prima dicevo togliere un po' di fuffa, togliere un po' di panna montata, è che il mio lavoro, che è sempre stato quello di costruire, adesso alcune cose ve l'ho già detto, costruire sistemi di innovazione e cercare di far capire alle imprese che l'innovazione è la capacità di un'azienda di trasformare le idee in soldi, le idee in valore, perché quando andate in azienda qualsiasi cosa che è innovativa e non porta valore all'azienda non è considerata innovazione.
non siamo nel terzo settore o nella pubblica amministrazione, e quindi coloro che fanno innovazione, coloro che sono portatori di innovazione alle aziende, sappiate che poi alla fine quella famosa V che vi ho raccontato prima della formula dell'innovazione, quella su cui venite, verrete e veniamo misurati, e che l'innovazione in azienda passa attraverso tre fattori. Il primo è la creatività, ovvero le idee, la capacità di generare o intercettare idee. Ma se io intercetto idee e voi siete idee e poi mi dimentico la parte di execution, oppure la capacità di implementare le idee in azienda, la capacità di scalarle un minimo, non faccio innovazione. E se poi l'innovazione non solo ho la capacità di generare idee, incrociarle, farle e venderle, perché la terza componente dell'innovazione è l'appeal, e l'appeal è quanto siete bravi a vendere l'innovazione, quanto siete bravi a fare in modo che la vostra innovazione abbia un mercato, quanto siete bravi con la vostra innovazione a beccare un bisogno di un cliente, quanto siete bravi con la vostra innovazione a creare il bisogno del cliente. E se vi dimenticate uno di questi, piccolo esercizio per l'ingegnere che c'è in voi, la formula vale zero. E quindi nella mia vita professionale ho visto un sacco di queste situazioni dove l'incapacità di trasformare l'idea in valore perché mancava o la fase, e qui piccola parentesi sull'open innovation, molti progetti di open innovation si fermano qui. Pochi arrivano qui, qui ci raccontiamo sempre gli stessi. Nozomi in Enel barra ferrovie, sono sempre gli stessi. Quindi anche l'open innovation vive di tutta la formula, non solo di questo, troppo lungo, ne parliamo dopo. E le aziende che vogliono fare innovazione sono aziende che devono fare le cose che vedete lì. Sono aziende che possono partire dicendo facciamo open innovation, facciamo customer innovation centric, facciamo internal innovation, e poi dovete arrivare qui. E se partite da qui, poi potete scegliere cosa fare qua sopra. Il problema è che si rimane sempre qua, nelle etichette, negli aperitivi, nelle cartelle stampa, nelle call for startup, nelle call for ideas, senza poi arrivare qua. Strategia, persone, chi ci mette i soldi, con quali obiettivi e come ci misuriamo. Fare innovazione in azienda è una roba noiosissima. Fare innovazione in azienda è cercare e affrontare tutti i giorni un ossimoro, perché io devo avere un processo di innovazione per essere, per fare innovazione. Io devo forzarmi a utilizzare gli strumenti aziendali per poter fare innovazione e quindi per poter commettere delle ribellioni al processo aziendale. È un ossimoro vivente, perpetuo e continuo. La vera verità e che non si può non fare così, perché la cultura, il famoso status quo che vedevo prima, che vi facevo vedere prima, uccide cultura, attitudini e propensione delle persone. Quindi io utilizzo il linguaggio dell'azienda e gli strumenti dell'azienda per portare l'azienda a fare dei grandi atti di disobbedienza. Questo è il processo. Volevo solo farvi vedere questo. Questa è la gioia di tutti i manager. È la gioia di tutti gli innovation manager, ok? Quando ti chiamano e vi chiameranno e vi diranno: ma tu nel mio processo di innovazione dove sei messo? Questo è il famoso funnel dell'innovazione. È il famoso innovation process, è quello adorato dai manager. Ma è quello che non succede mai.
vi faccio vedere quello vero. È questo. Questo è il processo di innovazione in azienda, che io ho chiamato Inno, Finding Inno, trovando Nemo, cercando Inno. Perché quello che succede, al di là della forma, questo qui non succede mai, che partite in 100 e arrivate in 2. Succede questo, succede che prima dovete capire cosa volete, poi avete la fase, diciamo, quella della creatività, poi si stringe perché dovete definire il budget e poi si apre di nuovo. Infatti il grosso consiglio che vi do come player dell'ecosistema delle startup è: non concentratevi solo nella fase di creatività. Le startup sono un fantastico strumento sconosciuto di innovazione in fase di execution, non in fase di generation. Perché voi potete essere l'ambiente nel quale le cose che arrivano qui vengono fatte fuori, perché se tenute dentro l'azienda l'ammazza. Siete un fantastico strumento di competenza per poter fare execution. Siete un fantastico strumento culturale e di attitudine per fare execution su quei progetti che in azienda non hanno voglia di, non hanno voglia di fare, non hanno tempo, non hanno competenze. Quindi il piccolo consiglio che vi do per il vostro, la tua attività anche di questi tre giorni, ma soprattutto quella del futuro, è: non concentratevi solo ti porto un'idea, no, ti porto una soluzione a progetti che magari tu hai già dentro. Sono uno strumento di execution, non sono solo uno strumento di attivazione e di generazione. Finisco e poi do spazio alle vostre domande con i tre nemici dell'innovazione, i quattro nemici dell'innovazione. Se voi siete in un'azienda che è tranquilla, è sicura, è dà esercizio al potere e ama il controllo, ma quando mai? Bisogna essere irrequieti per fare innovazione. Irrequieti, bisogna avere voglia di sovvertire quello status quo, bisogna rischiare, ma qui vado lungo, bisogna avere la possibilità che qualcuno ci deleghi e dobbiamo operare in autonomia. Quattro nemici, quattro cavalieri dell'innovazione. Se qualcuno di voi lavora in aziende alle quali queste quattro parole sono appiccicati, strumenti, budget e persone, siete in un posto in cui il famoso Pac-Man ha possibilità di sopravvivere. Bocca al lupo! Grazie mille per l'intervento. Avremo successivamente, dopo i due interventi, faremo un piccolo aperitivo a sorpresa. Avremo uno sponsor che ci ha dato bottiglie di vino dall'Oltrepò. Quindi vi chiedo una sola domanda dal pubblico, se c'è. Vai a veloci, una sola risposta. Iniziamo con il secondo. Come? Dai, ok, vai, veloci. Sì, ciao. Allora, volevo chiederti, dato che Pac-Man, cioè la differenza, diciamo, delle persone non invecchia, no? Quella forse è la differenza. Quello che volevo chiederti io è, faccio un esempio, io se parlo con, appunto, con mia nonna, che andava a coltivare le mucche, no? Diciamo, andava a foto, cioè è proprio generazioni talmente diverse che, cioè io quello che mi chiedo è quanto questa voglia sempre di innovazione crea delle barriere sociali, o proprio di cose sociali, tra le generazioni, perché secondo me sovvertire sempre lo status quo crea anche il fatto che io voglio sovvertire un po' quello che sono i miei genitori, l'idea, no?
diciamo vecchia, mettiamola così, e crea secondo me a livello sociale comunque un po' di conflitto tra le generazioni e secondo me problemi sociali comunque non da sottovalutare. Allora, domanda fighissima, nel senso che è vero e sarà sempre più vero, perché tua nonna che portava le mucche è passata attraverso tutta una serie di onde di innovazione che hanno consentito questa capacità di redistribuzione del patto sociale, dell'equità sociale in maniera più controllata e in maniera più, diciamo, graduale. Quindi mio nonno girava la luce. Io vedo la differenza con me, perché per ragazzi che hanno 10 anni di me. Ma esatto. Quindi il problema che tu sollevi è un problema assolutamente coerente ed è contingente. Perché? Perché abbiamo due fattori. Un fattore quantitativo. I numeri di fantasmini, io ne ho messi 4. Il problema è che per ciascun fantasmino sotto ci sono almeno altri 20 fantasmini. Perché se parliamo di tecnologie, abbiamo contemporaneamente almeno 40 tecnologie che da qua nei prossimi 20 anni fanno fare il giro su se stesso a Pac-Man almeno 6 o 7 volte. E quindi abbiamo un problema di quantità. L'altro problema è un problema di qualità, ovvero di velocità. Perché la velocità con cui i cambiamenti arrivano, e prima lo dicevi, 10 anni, 5 anni, 3 anni, 2 anni, 1 anno, è molto... Allora, il problema della distonia è un problema con cui, anzi, sulla quale noi ci dobbiamo confrontare, ci dovremo confrontare nei prossimi 5 anni, 10 anni, perché c'è, è culturale, è infrastrutturale, è un problema di accesso. E quindi tu avrai il problema che chi avrà accesso a un certo tipo di tecnologia sarà un privilegiato, dall'altra parte chi non ha accesso, ma accesso vuol dire banda larga, cioè parlando proprio, e quindi tu hai che chi non ha accesso alla banda larga ha un problema. Chi pensa al problema, pensa all'autoformazione. Prima vi ho fatto vedere tutti i MOOC più importanti. Tu potresti avere una situazione in cui tu hai x% di un paese che ha la banda larga e si può autoformare, y% del paese che non ha la banda larga e non si può autoformare. Quindi questo crea assolutamente un problema di distonia. È un discorso lunghissimo e presuppone anche tutta una serie di ragionamenti su come redistribuire la distonia e su come avvicinare i due binari che si stanno creando. E non è solo economico, non è solo economico. Non è proprio di età, generazione. Di generazioni, questa è forse la prima volta in cui tu hai che il nonno si fa insegnare dal nipote come utilizzare gli strumenti. Prima era la nonna, prendeva il libro, ti leggo il libro, ti insegno a leggere. Adesso c'hai il nonno col ragazzino di 8 anni che gli dice: adesso ti insegno a usare WhatsApp, così ci facciamo le videochiamate. Ma il nonno impara, il nonno impara a usare WhatsApp. Dopo una volta, magari gli mettete i numeri un po' più grossi, e tra l'altro giorno parlavo con una signora e mi diceva: io non ho più l'orologio, fortunatamente c'è il telefono, perché adesso quando guardo l'ora, prima con l'orologio non la vedevo perché era troppo piccolo, adesso col telefono, cioè i numeri grossi sul cellulare, vedo l'ora, no? Però il problema della distonia è un problema molto importante e sul quale dovremo sicuramente pensare anche dal punto di vista delle politiche sociali. Quello non c'è dubbio, a iniziare dalla tassa sui robot, che giusto o sbagliato che sia è una soluzione, sino a pensare alla redistribuzione del reddito o altre forme di salvaguardia sociale, perché poi è generazionale. Faccio un altro piccolo esempio delle generazioni. Ieri a questo convegno c'era una persona che lavora in una grande azienda di cacciatori di teste. E lei era molto preoccupata perché mi diceva: sai, il giorno che questi ragazzi che oggi hanno 16-18 anni, che stanno seduti al banco 15 minuti e non di più, perché non stanno seduti,
Voi fate lezioni, poi io vado nei licei, i liceali dopo 20 minuti si alzano, non ce la fanno più fisicamente a stare seduti. Diceva, pensa quando questi vanno in azienda, cosa combineranno? Che gli diranno siediti lì dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio, se va bene, stai da... Cioè, cose assurde. Quindi la distonia non è solo generazionale, non è solo economica, non è solo comportamentale, è una distonia che ci comporterà la necessità di fare alcuni ragionamenti e alcuni cambiamenti, sicuro. Yeah. Grazie Ivan, comunque se volete continuare a discutere. Grazie. Abbiamo pensato a un pensiero per ringraziarti. Grazie mille. C'è il vino? Sì.